15 dicembre, siamo andati a sostituire, e là siamo stati fino al 15 gennaio. Il 15 gennaio tanti morti, un disastro. Però di qui non passa nessuno. Meglio non parlare. Allora lì riceviamo l'ordine di ritirare perché ormai c'è niente da fare. Torniamo, allora siamo finiti a Pasto Iosca, la prima tappa, la sera, andavamo a Pasto Iosca. Arriva la, una cioè no, Pasto Iosca, c'è il nome. E allora arriviamo lì, passa un aereo, comincia a rafficare. Ma lì c'era anche la Cunese con voi a Nuovo Posto La Iocca? Era 19, 20, più essere una data così? No, c'era... era 19. C'era, sì, c'era, c'era la Cunese. Il giorno no, 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 noi eravamo da soli. Eravate da soli. E il giorno 19. Arriviamo là alla sera, poco fanno alto. Ci sono tutti fermati. E lui mi dice, ci sono i carri armati. Dove? Ci sono i carri armati. Là in alto si vedeva un'ombra, c'era un carro armato che si vedeva. Allora comunichiamo via radio a personale. Ma voi non avevate la radio allora? No, ma se te, avanti i carri armati, avanti i carri armati, avanti la telefonata a mano. Ah, a mano, tutti, a voce. A voce. Passa parola. Avanti con arriva i carristi. Tu, era alto così il carricino anticavolo. Roba davanti. E là c'erano i carri armati che erano 34, fermi. Allora passato questo Guglielmo, che ho il nome lì, Mario Guglielmo, che abitava a Cornovo vicino a casa mia. Io abitavo Ricò, poi Ramiola, sempre semplicemente quella zona, poi Feregara. Allora, mi è passato vicino, lui era sergente, era quello che comandava il cannoncino. Mi è passato vicino, così, dai, va Guglielmo, così, dai. Non ha aperto bocca. Andato su, è rimasto fermo. Si sono postati là, noi arriviamo su, a piedi con i fucili in spalla. Porca, ma si vede sto carro armato fermo, ce n'erano due poi. E c'era il capitano Rago che aveva sostituito il nostro... tenente... Adesso mi viene in mente. Beh, e allora il capitano Rago, che era uno che... ha preso il posto di conclusione, carri armati sono la fermi, allora io ci sono, io, Bianchetti, Terpin, Florian e Bolzoni, che era di Borgotaro, delle montagne, tutti ragazzi che non sapevano dove abitavano, conosciamo i nomi e basta. E allora, porco cane, siamo lì fermi, vediamo che Capitano Rago Dall'Arbi era il capitano. Il capitano Dall'Arbi, che era rimasto poi ferito, è rimasto ferito perché lui non si chinava. Sparavano lui sempre in piedi. Ah, giù, là, qui, là. Pensa che uomo. In piedi, sempre in piedi, sempre in piedi, non si coricava mai. Faceva paura un po' perché porco cane. A un certo momento arriviamo là. Comunque, complimenti. Grazie. Ricchetto, lasciati stare la mano. No, fatelo finire. Due li mangio volentieri, ragazzi. Seguate là. Allora, dopo un attimo, vedo sto Rago che va via a Carponi, chinato così. E allora gli ho detto io a Bianchetti, porca miseria, ma guarda, se va via chinato così, se va via chinato così, cosa facciamo noi qui? Con un fucile in mano, lo vedi che sono là, porca miseria, così. E allora cosa facciamo? Là in fondo c'erano due o tre, comuni, pagliai, grossi, alti, di grano non trebbiato, tutto addossato perché non era stato trebbiato. Allora, dai, che scappiamo, andiamo là. Ma così fa? Ma guarda!
il capitano Rago che va via a Carponi e noi stiamo qui, dai vieni a tutta 300 metri a tutta, perché si sfondava col piede la neve gelata e si sfondava. E siamo arrivati là. Là c'era pieno dietro i pagliai, c'erano due pagliai pieno di soldati così, che si stavano nascosti là. E siamo stati là. A un certo momento questo carro armato parte, viene su e va dritto incontro a quel mio amico che era in quattro, al pezzo. Due fornivano le munizioni e il mio amico Vali aveva il cannoncino, il 47-32, era seduto così e sparava, o 13 o 14, io vedevo le scintille che li centrava la carremata, ma niente, lui ha proseguito, non si è tolto la soddisfazione di pestarlo. Non ha sparato o ucciso, no, ha tirato dritto. Allora quelli che fornivano le munizioni si sono spostati e lui ha vaccinato tutto. C'è la pagina, c'era segnato la pagina, Nicolai, che c'era anch'io, e lì poverino è stato tribolato, fatto male. E lì dopo i carri armati hanno fatto due o tre giri e poi sono andati via. Giravano la colonna che è venuta su, però sarebbero passati anche da noi. La tagliavano così, muli, slitte, non slitte, quello che c'era. Così, girava così. E nessuno era in grado di ostacolare? Niente, con quell'arnese lì alto, certo. Così. Vabbè, i tedeschi avevano i semoventi che loro aspettavano a 150 metri e lo fermavano, certo. Sì, loro sì, ma 150. Ma noi non ce l'avevamo. L'elefantino è quello che dice lui, l'altro. Un 150, così, un 47. Certo, certo. L'elefantino era un'arma contro carro, ma non contro, sì, quei carri. Sì, ma contro i carri. 3, 20, 22, 23, c'era segnato. 23. Siamo arrivati a... Aspetta. Aspetta. Pastojoska, Giorgesca, lì, siamo arrivati di sera, erano le 10 o le 11 di sera. Arriviamo lì? Almeno 40. Al freddo non se ne parlava più. Arriviamo lì, è tutto fermo, ti fermiamo qui. Ah sì? Sì. Allora andiamo dentro, era ancora tutta Iulia. Conquistiamo il paese. Al centro ci vanno Cimulino, no, che era il comandante. Conquistiamo il paese. Ci vanno Cimulino dentro con il capitano Magnani, sì, che poi là è stato fatto prigioniero. Dice, la callanda la foto. Esatto, sì. 9 anni di prigionia, sì. Non l'ha mandata a casa perché aveva paura che lui parlasse e dicesse come l'hanno trattato e perdevano dei voti qui in Italia. E Rago, c'era ancora Rago, il capitano Rago, che era quello che andava a Carponi là. Sì, quello che stava sempre in piedi, ma che dopo si sì. Allora, sono là, arrivano dentro il carro, al mattino stiamo bevendo un goccio di neve sciolta, calda, per scaldare l'acqua calda. Siamo lì, io, Bianchetti, Terpin, Florian e Bozzoni, siamo eravamo uniti, molto uniti. Allora, era battaglione Saluzzo. Facciamo colazione, sì. Si scalda l'acqua con il fuoco, poi dico, ci sono i carri armati, eh? Non avevo niente da difenderti, era una paura da cane. Hai fatto la naia? Sì, ma adesso andiamo fuori. Il paese è questo. Mondovì. È questo. No, dentro Mondovì, sì. C'erano Cimulino, Rago Cimulino, Rago e il capitano Magnani dentro. A un certo momento arrivano i carri armati. Borgo c'era anch'io. È venuto dalla nostra parte. Borgo è venuto giù. E raficava a più non posso tutti quelli che erano in piedi. Io. Allora, sapevamo che bisognava andare a nord, era al mattino, per caso abbiamo sentito quando ha detto, domani mattina proseguiamo. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? L'aveva detto, aspetta, chi l'ha detto? L'aveva detto? Io 83.
Comunque a Borgo ci si sta. Ma non c'è niente. Ma voi di Valuiki vi avevano detto qualcosa? Bisogna andare a Valuiki? No, 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 no. Niente, ha detto. Dopo la mattina proseguiamo, andiamo a Nord-Ovest. Sapevamo che andava era Nord-Ovest. Nord-Ovest. Allora niente. No, io non mi disturbo. Arriva sto carro armato che viene giù e sparava a più non posso. Io guardavo quando avevo la canna voltata da noi, che si girava, mi buttavo giù, ma si sentiva. Che comunque quelli che non guardavano, che correvano, e basta, capisci? Lì non sono caduti diversi. Ma più che caduti lì, perché dopo poi hanno percorso 300-400 metri e poi c'era un avvallamento. E io sono arrivato fino al fondo, io mi accadi tutti. E si è buttati giù a pancia terra. Giù. E siamo finiti in giù la scarpa. Ha scivolato. Là non ci è venuto il carro armato. E dentro hanno detto che ce n'erano altri tre dalla parte di là. Allora, oltre il paese, là c'erano 2.000-3.000 soldati alpini. Quando sono arrivati dalla parte di là che pestavano le slitte, allora Cimolino, così ho sentito dire, diceva: ma arrendiamoci, non vedi che ci ammazzano tutti, dai, arrendiamoci. E sembra che la decisione, il comando si sia reso lì, il comando. Però tutti i 2.000-3.000 dalla parte opposta si sono arresi. Non so quanti, ma ci sono resi molti, ecco. Allora, lì c'era il nonno di quello che gestisce adesso il negozio là in fondo, adesso si chiama Riblo, ecco, Bertinelli. Ma Enrico, ma perché lei non si è arreso anche lei? Come ha fatto a non arresi? Perché di qua, e quindi è andato avanti da solo? Diversi. Che quelli che sono passati, che non sono stati graficati da quel carro armato, hanno proseguito, erano sparpagliati. Infatti, quando dopo sono arrivati in fondo alla discesa, e proseguivamo, il carro armato si è fermato, uno lì su quella scarpata lì, si è fermato, ogni tanto sparava dove ce n'erano due o tre, diceva: stai lontano, va via! E io a turni, io, Bianchetti e Terpin e Floriani eccetera, che eravamo tutti e tre, attenta, uno sta, guarda quando spara, perché quando sparava facevi tempo a buttarti giù. E lì dopo abbia andata e finita. Di là c'era appunto quel famoso Bertinelli che abitava su qui nella vallata, che adesso era nonno lì, aveva due muli che li aveva portati a casa dalla Grecia, perché era, aveva fatto la Grecia e aveva i due muli per non farsi mancare niente. E allora lì con quei due muli e 9 feriti sulla slitta, il ultimo l'ha caricato perché era piccolo, 9 che aveva. Lui ha detto: siamo prigionieri, così ho sentito dire, me l'ha detto uno che c'era sulla slitta a Forno, certo, Milani. E loro hanno detto: ma cosa facciamo? Qui ha detto: guarda che siamo prigionieri. Siamo prigionieri? No, sta qui! Ha cominciato a bastonare i due muli e ha preso un dritto e è andato giù. Quando era giù, dopo gliel'ho chiesto: come hai fatto? Ho visto che andavano a sinistra. E allora lui si è girato con la slitta e ha proseguito noi, che andavamo avanti. Invece di un'altra direzione. Invece di arrendersi e di andare in galera. Da quella volta lì a quando avete trovato quelli della Tridentina, esatto. Quanto tempo è passato? Ascolta, allora, siamo andati giù là in fondo. Quando siamo là, capisci, dopo quella valata lì, arriviamo avanti. L'è processo. Allora arriviamo giù in fondo alla vallata e proseguiamo a piedi. Non disturbatemi la trasmissione. Andavamo alla valvera così. E poi vediamo una colonna composta. Che andavano su tranquilli come se non facessimo, se noi non avessimo avuto. Ma chi saranno quelli là? Ma guarda come sono vestiti bene.
Ma da dove vengono quelli là? Porca miseria, sono vestiti. Ma chi sono? Ma vero, dalla divisa. Dalla mica combattuto. Da una festa. Non è vero. E gli ho detto, dalla divisa, porca cane, gente che non ha combattuto, ma non vedi come sono armati, porca metà. A questo punto devo bere un goccio. No, ma attenzione, Enrico, gente parlare, che non aveva ancora combattuto, voi avevate già fatto il... Noi no? Eravamo stati per i 2-3 mila che hanno fatto prigionieri là dietro. Il comando di Cimulino, e dove c'era Rago e Capitano Maiani, si erano ben già arresi. Tutti i giocatori. E allora arriviamo là, sono così vestiti. E lui, c'è una slitta che si è fermata. C'era un tenente che ci ha visti, che arrivavamo spaventati. Allora, cosa è successo? Raccontiamo il fatto. Ma sì, sì. E allora i fucili, abbiamo fucili, ce n'era da buttare via. Volete venire con noi? Così. Ah sì, sì. E allora ci ha dato un fucile per uno a tutti e quattro. Fucile per uno che ce l'aveva sulla slitta, e ci ha dato il fucile, e abbiamo, da quel momento lì siamo andati tritirati, e siamo andati con loro. Allora, 22, questo volevo chiedere. 23, 24, 25, 26, non avevamo incontrato più nessuno. 26 arriviamo a Nicoletto. Adesso... Tutti, come un minuto, vorrei la cronaca per favore, un minuto per un minuto. Quindi come... Ho la fotografia del generale. Io mi contento. Allora lì siamo fermi. Noi abbiamo il tenente Marelli su un cavallo bianco, che era il nostro della Gemona, che praticamente lui era arrivato lì come noi, senz'altro era sfuggito là in fondo. Allora arriviamo lì e ci ha dato, ci fermiamo. E là a 50 metri 100 c'era il generale Reverberi con un fuori, con un carrabato, un semovente. Là e discutevano. Era tedesco, 5, il semovente era tedesco, non si ricorda. Non ci eravamo, quello. Comunque, c'era tanta gente lì? Saremmo stati lì, non so, 2-3 mila, anche di più. E lì ci siamo fermati e si vede che discutevano e faceva sempre così. Ma giù vedevate qualcosa? Giù in paese? No, tutti fermi, si erano fermati. Non c'era nessuno giù in paese? No, non si vedeva niente, c'era la discesa e la ferrovia. E loro erano tutti dietro. Non si sentiva sparare? Quando siamo arrivati lì si sono fermati. Mi è arrivato un aeroplano, è passato, abbiamo tutti dato una fucilata per uno per aria, così, e non è più tornato indietro, però. Da qua non si passa. Ah, non si è più fatto vedere, qui è solo che qualche palotto lo rivede. Non si è più, disperazione. E c'è più, e in certo momento si è visto proprio il generale Reverbi quando ha fatto così con la mano, buttato giù il braccio e giù, a tutta canna. Il tenente Marelli, che era nostro tenente, lì avanti, su un cavallo, avanti Gemona, giù! E noi ci siamo guardati in faccia tutti e quattro, tutte e cinque, così. Niente, senza parlare. Piombiamo giù, in fondo, mancano ancora 50 metri alla ferrovia, mi cade il fucile. Lo riprendo. Mi cade ancora, porco! Vedo qui il braccio tagliato, e così. Vedo la manica spaccata, stante, e ora mi ricordo che ho fatto così. Ho tirato il fiato quando ho visto che muovevo le dita. E con la manica l'ho piantata qui contro, l'ho coperto. E poi sono corso sotto la ferrovia. Mi sono chinato lì e ci sono stato 40 minuti sotto lì, continuavano in avanti, cadevano, e c'è stata... Allora, finisce la battaglia. La battaglia dopo un'ora, anche un'ora e mezza, per quando si parla di più. Finisce la battaglia. Allora il generale, il capitano, il tenente, il maresciallo Girolamo Zuradelli Girolamo, era il mio maresciallo, e mi ha detto, allora Enrico, dai, vedi, mi ha caricato e si sono fermati proprio lì dove c'è la fotografia, se l'avete vista, davanti alla ce l'avete, io ce l'ho forse. Qualcosa perché dove praticamente dopo
E finita la battaglia sono venuti lì e sono andati a prendere Bianchetto, il mio amico, l'unico che ha trovato. Gli altri non li abbiamo più visti, compreso il suo attendente del mio maresciallo. Allora ha detto, sa, mi ha fasciato il braccio. Io ho abbracciato una gamba, così, inginocchiato, e intanto che guardavo la vallata. Oh, guardavo che lavoro, un pecore. Era una vallata di uomini per terra, che si vedeva che erano stati rafficati e morti pascali. E in quel momento ho pensato, uno di Cornilio, che non mi ricordo il nome, ha detto, quando ha visto la mano, che perché ci stava una mano qui, ha detto, ma che ferita, ce la farà andare a casa? Oh, cane, mi fischiavano le orecchie, c'è stato un attimo che non vedevo più niente. Cioè, eravamo a 3.000 km da casa. E allora ho finito di sfasciarmi e poi arrivano, c'è Bianchetto, dove? E là, l'ha trovato indietro 100 metri che era stato colpito lui, non camminava. E allora lo portano dentro in un'isba dove ho dormito anch'io. Lo metto dentro l'isba, al mattino si prosegue, che la battaglia era già finita, è dormito, non ci ha più sparato niente, e lì... c'è Bianchetto, ha rubato il muro, mi ha lasciato là, e l'abbiamo salutato e lasciato là. Sono andato a Cagliasco e dei morti, lì ci ha sparato, non l'hanno raccolto, poi per conto mio l'hanno ucciso lì, altrimenti non lo so. E comunque è rimasto là. E noi abbiamo proseguito, poi dopo da lì non abbiamo più trovato lo scontro. Enrico, ma lei si ricorda se quando ha visto Reverberi era mattina, pomeriggio? Ah, era il 3 o il 4 del pomeriggio. Era tardi, ormai quasi buio. Sì. No, ci si vedeva ancora. Buono. E lì, quando avete visto Reverberi, non c'erano morti, non c'erano... No, niente. Non si sentiva scoppi giù in paese? Niente. Da noi niente. Loro erano silenziosi. Quando siamo partiti, allora sono partiti anche loro. Si ricorda se c'erano altri alpini, altri reparti, qualcuno sentiva nominare qualcuno lì vicino? Io ho trovato uno quando sono andato che il nome non lo ricordo. Magari un mio amico ce l'ha. Ce l'ho in fotografia a casa, perché è stato fotografato Montiglio. Che lì, lui, dopo la battaglia, è partito al mattino e ha guardato che per andare a casa bisognava andare verso ovest e la colonna proseguiva, andava verso ovest. Niente, ha guardato, è partito, ha visto un mucchio di alpini, è andato in mano ai tedeschi, ai russi. E allora, quando è quasi sera, vediamo dei soldati che non erano nostri, ma quelli là sono russi. Ma noi siamo tutti prigionieri. Porco cane. L'hanno fatto prigioniero, ha dormito là, Doccale, era sera. Hanno sparato dove erano tutti ricoverati questi prigionieri, prigionieri. Era buio, a un certo momento si sente sparare, sparavano contro le isbe, a tutto spiano. Ha fatto un sacco di morti dentro, chi non si coricava dentro ce l'ha fatta. Allora escono, me l'ha detto lui, dopo ci ha mandato una lettera, uno scritto a casa, se mi firmasse, me lo firmava, e praticamente è venuto fuori, c'erano i 7-8, siamo venuti fuori, vuol dire arriviamo lì, poi, ecco cane, e noi ci siamo fermati. Lui ha avuto la fortuna di essere il primo, e loro mi ha guardato, mi ha preso la mostrina, mi ha detto, tu alpino? E sì, allora qui. E poi ha ammazzato tutti gli altri. E allora io avevo fatto una lettera, uno scritto, e poi gliel'avevo mandata a casa. Ma c'era un asino di un suo accompagnatore, perché lui aveva già il bastone, era della mia classe, ma camminava già col bastone 3-4 anni fa. Camminava col bastone, e allora la mia bandiera. Mi ha scritto la figlia, dopo... la saluto, sì, la ringrazio, perché gli avevo detto io che voi non siete alpini. Gli alpini rispondono, eccetera, noi non siamo, eccetera. L'avevo un po' toccata nel fuoco. E allora la figlia mi ha risposto la lettera di chiedermi scusa, eccetera. Noi siamo andati direttamente, era buio ormai, siamo andati nell'isba.
noi. Al mattino, non so, dopo di notte, ma dentro c'era ancora chi sparava, quei pochi che hanno trovato dentro. Lei ha dormito poi lì? Ha dormito in un ho libro. Dormito, sì. E mi sono tolto le scarpe, dai, dai che ti svegli perché ho male. E allora al mattino ho le scarpe che non facevano dentro i piedi, gelate, mi giro la porta, porca miseria, tutti partono. Tu avevi. Cosa facciamo? Allora ho preso degli stracci lì che c'erano dentro, dai a fascia, con questi stracci mi ho fatto due scarpe provvisorie, perché là si congelava anche con gli stivali. Abbiamo scoperto dopo che bisognava coprire la scarpa asciutta, che non fosse a contatto del ghiaccio. Uh-huh. E poi allora salvavi il piede. Invece se tu ti mettevi la scarpa col piede asciutto, difficilmente bisognava camminare. Allora io con quei due rotoli di stracci non mi sono mai fermato. Ho camminato tutto il giorno, non mi fermavo mai, tutti si fermavano, io non camminavo, ho sempre tenuto in circolo. Difatti ho un dito che è stato congelato di secondo grado, un dito, ma il piede lo salvavo. E poi non bisognava andare vicino al fuoco, scaldarti i piedi, li lasciavi là. Ah, caldo, e questo gelo, tu perdevi i piedi. Al mattino avevi già le vesiche, tagliavo le vesiche, era fatta, i piedi se ne andavano. Diventavano nere, la scarpa diventava nera come quella farina. Ma il giorno dopo sentivate sparare ancora? No, non c'è stata più una fucilata. E difatti mi chiedo io, come mai i russi ci avevano lasciato andare? Ma loro lo sanno, te lo dico io. Perché loro avevano fatto un discorso, hanno detto, noi se vogliamo li facciamo fuori tutti, senz'altro, con dei carri armati, ma quelli lì non c'entrano. Non posso, e allora lasciamo lì tanti morti noi. Abbiamo che abbiamo fatto che quelli perché non cedevano, la battaglia si sarebbe continuata. E allora loro hanno fatto un discorso sicuramente di risparmiare degli uomini. E noi ha visto che vanno verso casa, abbiamo fatto 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 1, credo, febbraio. Siamo arrivati a Biancolo. A Biancolo, lì c'erano i camion che caricavano, eravamo fuori dal fronte. In quei giorni lì vi hanno mitragliato con gli aerei? No, avete visto no, qualcosa? Né aerei né carri armati. Partigiani russi? No, ma che? Dei partigiani, niente. Perfetto. Ma i partigiani erano come... Ma i partigiani erano come i nostri, quando c'erano... Saltavano dopo alla fine. No, i partigiani dietro le siepi e basta, è figa. Come i nostri. E qua vanghiamo morto qualcuno. Forse l'ultimo partigiano, è morto adesso, lo porto, domani faccio il funerale. Mancavano un mese alla fine della guerra, a Sant'Andrea c'erano le repubbliche, bersaglieri, tedeschi, eccetera. E su 2 chilometri c'erano i partigiani, c'era la montagna, un deficiente di un tenente tedesco li ha portati a spasso fino a quel paese. Là c'è stato uno che ha visto, ci sono i partigiani, i fascisti, ma vado a chiamare i partigiani, è andato a chiamare i partigiani, c'era la bestia di Medesano qui, che si chiamava Bambù, che si vantava di aver ucciso 100 persone, e allora praticamente ha circondato e si sono fermati in fondo alla salita. Quelli la vengono giù, quando arrivano lì, alzano le mani e sono lasciati disarmare, li hanno disarmati tutti. E a un certo momento uno è scappato, il tenente è riuscito a fuggire da un fosso, si è buttato dentro, si è salvato. Gli altri invece li hanno fermati, li hanno ammazzati tutti. Allora, disarmati, già votati. Erano 8, 7 sono caduti subito. E uno si è alzato in piedi, ce l'ho scritto, E allora si è alzato e ha detto, meno male che sono rimasto ferito, così, ho due bambini a casa che mi aspettano, così. Zitto, mi vio catmasa, perché se ti smigati qua se pensi la guerra, a te la casa e me la passare a casa. E ho ammazzato pure. Sono rimasti là, in mezzo alla strada, un pomeriggio. Allora c'è stato uno di Sant'Andrea, uno deciso,
andato a chiamare un altro Bottioni, quello lì era Uccelli Bramante, e andato a chiamare Bottioni Antonio, che aveva il carro con i buoi. E ti vieni che andiamo a caricare quei poveri ragazzi là in mezzo alla strada. Sono andati su, li hanno caricati, gli avevano portato via gli stivali, li avevano buttati, disarmati e puliti. Li hanno caricati e li ha portati poi vicino a Parma, quelli erano i partigiani. E di alcuni partigiani della nostra provincia, sul 25 aprile, simbolo della liberazione, sperando sinceramente che qualcuno si fosse ricordato anche di quei poveri giovani anglo-americani che riposano ancora nei vari cimiteri di guerra sparsi sul territorio italiano, perché, tra parentesi, tutti sapevano che senza il loro sacrificio la festa della liberazione non avrebbe mai avuto luogo. Invece, purtroppo, nessuno cenno. Gli unici, importante questo, gli unici a ricordarsi di loro sono stati i dimostranti del corteo della pace di Milano del 25 aprile con l'incendio della bandiera americana. Quanta ingiustizia, quanta falsità e soprattutto quanta gratitudine. Ricchezza del Colcapoli. Noi abbiamo un grosso problema. Dobbiamo capire qual è il sottopassaggio giusto, perché è una cosa nostra, cioè. Si ricorda per caso se ce n'era più di uno, se era vicino al centro quando è passato? No, mi ricordo del mio, che lì mi sono fermato e poi passato, e l'ho vista parecchie volte, sempre quella fotografia lì, non altro. Guarda, non so se ce l'ho. Lì c'è la foto, quella che avete fatto vedere. Quello dove sono io, dove sono io. Che sono... Alpini, la mia è quella. Non è quello giusto? No. Se tu leggi la letteratura capisci che la mia è quella. C'è la foto. Questi qui. Enrico, si ricorda se qualcuno sparava dal campanile del paese di Nikolaev? Ah, questo no. Che sembra un processo, cazzo. Infatti, Norimberga era quello. Questa è stata il giorno prima, il giorno prima della battaglia. Qui sono all'ospedale. Qui ho la cartina, sì, sono all'ospedale di Loanoli. Col braccio fasciato. Ragazzi, volevo farvi vedere la bacheca qua, sei puntate di qua. Questa è la cartina. La cartina, vitecchi. Quella lì qualcosa abbiamo visto nel passato. Sì. A me interessano i dettagli proprio della giornata, se si ricorda qualcosa. Io non sono più entrato, lì non sono andato dentro io. Però il sottopasso l'ha fatto, è passato sotto la ferrovia. Ma già fasciato. Sì. Era vicino alla stazione, non si ricorda. No, ma dopo perché era buio. Il sottopassaggio, lei se lo ricorda alto, basso, largo? È un bel passaggio, sì. Questo qui. Te lo facciamo vedere stasera, dai. Questo qui è un tombe. Reverberi, quando ha preparato. E quello sotto è Martinat, conosco anche lui. Che ha finito con. Capo di Stato Maggiore della Tridentina. Sì, ma ha finito una delle poche medaglie. Prima di partire. Qui, fa licenza prima di partire per il fronte. Licenza a casa. Era anche un uomo, Lì le donne fioccavano. C'è stata. Così, così oggi, ciao. Bene qua. Già me la cavo bene, ma la pensione di invalidità io me la cavo bene. No. Siamo andati a Cornilio, della provincia di Parma, e allora ho guardato quella fotografia là, l'ho tirata fuori e l'ho messa lì. Ma era lei? Sì. Sono già sposato. Una maestra, giuro, a Cornilio, dove ero vestito, c'era tanto vestito. Questa qui è fatta 2 o 3 anni fa. 3 anni fa a Montilio. Montilio Monferrato. Questi non li ho mai visti. Questi sottopiedi da star in sentinella di legno. Qui la roba propaganda. Sì, mai vista.
Questa l'ho mai vista, questa qui, l'ha mai vista. No, questo, no. Mai vista. Ah. Erano i magazzini che poi bruciavano. Mai visti, mai visti, mai visti. Sì. Allora, qui, quando sono andato militare di non sono andato militare di... Era un bel ragazzo, allora, dai, un bel ragazzo, dai. Scartoni. Questa era la mia macchina, questa col fino all'altro ieri però. Vi faccio vedere i nostri Panzer, questi i nostri Panzer che sono partiti per la Russia. Da dove il treno non c'era lo scatto, sono partiti così. Quelli che mettevo in moto io a voce. Ah, sì? Quelli un po' d'erba, un po' druse, mangiavano questi, tutto. I muli. È vero che allora si diceva che noi saremmo andati al Caucaso, durante... bravo, sì, bravo. Ecco. La destinazione era Caucaso. Quando è che avete saputo che invece che andare al Caucaso? Durante eravamo già qui, è arrivata la notizia che non si va al Caucaso, ma si va al Do. Forza, a noi dispiaceva. E qui avevamo i muli. E qui sono tutti quelli che non hanno fatto la NAIA, i nostri operatori, ma parte, i nostri governanti. Oggi è peggio però, eh? Sì. Io ne conosco alcuni personalmente. Vabbè, adesso è tutta qua. Da me in volta. Tantissime persone dicono che molti di voi si sono salvati, sono rimasti, sono sposati là. Io ho visto secondo i figli, è passato col satellite, quei figli lì. Ma va là, non è rimasto nessuno. Quella del film c'è rimasto. Del girasole. Film c'è girasole. Poi si è restato. Quelli sono rimasti. Non l'ho mai sentito dire. Io adesso ho una moldava, che non so, sai cosa ha detto? Che i russi, quando hanno avanzato, che sono passati da casa loro in Moldavia, non hanno portato come gli americani che a noi lì, ti faccio vedere io. Adesso ne leggo quella di una lettera. Chi erano gli americani e i brasiliani, che a fare gara ci sono venuti i brasiliani, loro hanno razziato tutto nelle case. C'è chi è morto di fame lì a casa loro, lì in Moldavia. Morto. Raccoglievano tutti il cibo, tutto, e poi dopo dare noi quando qualcuno è morto di fame. Ce l'ho io a casa una moldava. A casa ce l'ho adesso. Quindi tu, Enrico, escludi categoricamente che gli italiani si siano rifatti una vita? Ma sì, un caso ci sarà, l'eccezione. Sì, uno su 100.000. Ma l'eccezione? La regola no. Quindi chiudiamola qua. Nella mia modesta esperienza ho letto anche testimonianze di gente che è stata ha subito ritorsioni da parte dei russi perché hanno dato ospitalità agli italiani. Sì. Sì, per cui attenzione, cioè... Non lo so. Cosa è successo? A noi niente. Vabbè, ma così fai? Cioè, lei in verità... No, so che siamo in Italia e poi sono arrivate le croce rossine che prendevano i nomi di tutti, e perché io mandavano dove c'era posto libero. E allora io sono stato inviato a Savona. No, provincia di Savona. A Loano, Vittorio Emanuele di Savona. Vittorio Emanuele di Savona. Il 12 o il 13, dopo 12 o 13 giorni di tradotta. Ma c'era gente lì alla stazione, si ricorda, dai finestrini? Ah, da noi no. Quelli che erano a Bologna quando tornavano dalle foibe. Quelli che prendevano il latte lo rovesciavano piuttosto che darlo ai bambini che arrivavano delle famiglie da Jugoslavia. Dall'Istria al mafia. Dall'Istria, sì. Piuttosto che darlo ai bambini, glielo buttavano in Milano. Posso farle una domanda? Cosa lei li ha incontrati, li ha visti, ci ha vissuto insieme? Cosa ha pensato dei soldati tedeschi come soldati e come uomini? Erano più sani che i tedeschi, che i partigiani, davano più fiducia. Le dico in particolare, lì vicino alla casa di cure, dove c'erano quei professori, eccetera, c'era un ponte che attraversava il fiume Taro, lungo 700-800 metri. Allora quel ponte lì, perché non lo bombardassero, arrivavano gli aeroplani tutti i giorni, e fortezze volanti che arrivavano, io ero già in comune a Medesano che sono stato impiegato poi l'anagrafe. E allora da qui noi c'è l'allarme, via, correvamo nel rio lì,
Gandiolo in mezzo alle casine. Vedevamo le bombe che cadevano a Fornovo e bombardando la petrolifera e la stazione. E continuava. Contro casa mia, che allora abitava la Viola, c'era un ponte che attraversava, sarà stato 600 metri, 700 non so quanti arcate, e lì non la, aeroplani che arrivavano tutti i giorni perché non c'erano antiaerei, a tempo di guerra arrivavano due in caccia, lo prendevano di, per il corso giusto per centrarlo, mai che l'abbiano centrato, pom pom, due bombe e poi via, due bombe e poi via. È caduta la penultima arcata, è caduta quando per errore ha perso una bomba quelli che bombardavano Fornovo, è caduta. Allora da quella volta hanno fatto la guardia lì. Lì allora c'erano i tedeschi lì vicino a quel professore che c'è ancora a casa in cui c'è un centinaio che a turni di notte e di giorno andavano a fare la guardia al ponte perché non lo fidassero. Allora quei partigiani lì, quei partigiani che della zona, una bella notte sono andati a casa di un mio amico carissimo che è morto ieri, l'altro ieri. Lì a Viola hanno detto, vogliamo cosa mangiare, via, cosa c'è? Beh, non abbiamo più niente noi, beh, salami, cosa c'è? Beh, ha mangiato lì alle 10 di sera. Poi ha detto, e dove andate adesso? Andiamo ad uccidere qualche tedesco. Ma dove? Qui? Mi dice, no, dice papà, cosa andate? Ma no, guardi che rovinano la Viola. No, no, andiamo là, la fotografia di questo articolo, della Gazzetta. E ora, noi abbiamo l'ordine, lo dobbiamo rispettare. Allora, mi aspettano, vengono giù, e quando sono appena girati, di spalle ne hanno uccisi tre. E poi sono fuggiti. Al mattino, mio padre va fuori perché lavorava da Carlo Arma, dice andate via da casa perché qui ci sono i tedeschi uniti tutti lì fuori, mio che sia successo qualcosa stanotte. Impossibile. Sì. Allora si mettevano d'accordo per fare la rappresaglia. Nella casa di cure c'era una tedesca che era lì da 20 anni, quando ha saputo che facevano praticamente la rappresaglia, è corsa al comandante. In tedesco lei gli ha detto ma guarda che ci c'è la brava gente, si dia da fare, guarda io non posso decidere. L'ha portata a Parma. Il comando tedesco a Parma gli ha concesso l'amnistia. Da quella tedesca lì è andata a sostenere tutto. I partigiani hanno ricevuto il concesso. Ma le chiedevo, i tedeschi, per la sua esperienza in Russia, durante la ritirata, durante i combattimenti, che giudizio dà dei soldati tedeschi? Come soldati e come, come essere umano? Io non ho avuto l'occasione. Okay. Dicevano anche che tagliavano le mani perché chi saliva... Beh, il fatto della disperazione forse potrebbe essere, poteva succedere anche forse anche per noi. Non mi pronuncio perché non ho amici che l'hanno potuto dire personalmente, perciò... Però Nikolaevka c'erano loro, giusto? C'erano anche dei tedeschi, sì. Okay. C'erano anche dei tedeschi. Perché quelli che si sono trovati lì si vanno. Certo. E l'ho riferito al maresciallo. Là ci sono quattro, meglio lì che al fronte. Allora cosa facciamo? No, Viera, prepara una pentola, la metti di fianco alla nostra e da mangiare i tuoi amici stasera. Questo è il maresciallo Giorgio. Che quel maresciallo lì aveva scritto a casa, voleva dire dove eravamo, e aveva paura della censura e ci aveva messo. Se le campane sentite suonare in quel posto ci dovete ricordare. Dindo! Alto così, dal. Ha ricevuto la cartolina e ha risposto. Ho capito tutto. Dindo. Aveva capito. Do più alto. No, aprirlo, no. È morto. È per voi, è per voi. È per voi. È una cosa. Da qualche parte adesso voglio matricolare.